Abbiamo fatto un passo avanti con l'accordo firmato a livello di ministero con il vecchio governo, quindi abbiamo chiuso un percorso con l'azienda, con l'accordo con le forze sindacali, questa prima fase per scongiurare quella che era il rischio che era stato purtroppo annunciato da parte dell'azienda della chiusura dello stabilimento di Castellammare, che è lo storico stabilimento di Fincantieri, che ha una straordinaria tradizione non solo di lavoro ma anche di maestranze. Quindi noi abbiamo voluto difendere con l'amministrazione comunale, con l'amministrazione provinciale, con tutte le istituzioni locali, facendo in modo, potremmo dire al governo, che questa posizione della chiusura dell'azienda per noi era inaccettabile. L'apporto della nuova presidenza regionale è stato determinante nel creare i giusti equilibri fra le istituzioni in campo e i soggetti privati interessati imprenditoriali. Quindi il protocollo, come dire, non solo ferma il processo di decadimento, ma pone le premesse concrete per il processo di rilancio. Abbiamo fatto un primo passo per riavviare un processo di recupero dello stabilimento con l'ammodernamento possibile in questa prima fase, con le commesse, che mantenendo le commesse che erano allora annunciate ma non erano state ancora garantite da parte dell'azienda. Ci sono degli investimenti in corso e c'è un programma che riguarderà poi l'intero comparto della cantieristica nazionale, dove noi dobbiamo presidiare chiaramente la nostra tradizione di Castellammare, del nostro stabilimento. Quindi noi dobbiamo continuare, siamo solo all'inizio di una battaglia di difesa dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi della nostra regione.